Pronto con le slide dietro? Allora, intanto buonasera a tutti. Posso partire, Beatrice? Grazie mille, grazie di cuore a tutte e a tutti. Rinnovo gli auguri per questo periodo natalizio, post-natalizio e auguri di buon anno a tutti voi e a tutte le vostre famiglie. La conversazione con voi di oggi nasce dal desiderio di presentare il lavoro che abbiamo fatto sul Next Generation Italia, che è il progetto più importante nella storia del nostro paese in termini di finanziamento. È superiore anche al piano Marshall. Questo deve essere chiaro. Noi siamo in presenza della più grande, della più rilevante operazione di investimento sul nostro paese, per il quale dobbiamo dire grazie all'Europa. La verità è che l'Europa ha vinto e i sovranisti hanno perso. La verità, non ditelo a Salvini e Meloni, è che dopo la pandemia l'Europa è stata in grado di dare una risposta, il sovranismo no. Next Generation più correttamente, European Union, MES, SURE, ECB, European Central Bank, programmazione tradizionale dei fondi, nessuno ha mai messo tanti soldi sul nostro paese come in questo momento l'Europa. Questo è il primo punto che deve essere molto chiaro per tutti e per ciascuno. Non c'è discussione alcuna sul fatto che vi sono centinaia di miliardi di euro disponibili. A fronte di questa, e vengo alla seconda considerazione, il messaggio è ora o mai più. E quindi chiedo di passare oltre. Il punto fondamentale è ora o mai più perché la possibilità di spesa che abbiamo in questi 30 anni, che abbiamo avuto in questi 30 anni, non la riavremo per i prossimi 30 anni, nel senso che la fortuna che abbiamo in una situazione tragica e drammatica come quella che stiamo vivendo, e vorrei che non venisse mai meno il pensiero alle famiglie che hanno perduto dei cari, a chi sta combattendo contro il coronavirus, a tutti coloro che stanno vivendo la sofferenza di questi mesi terribili, ma in questa tragedia l'elemento positivo, forse l'unico elemento positivo che c'è, è che l'Europa ha saputo dare una risposta. Oggi abbiamo una possibilità di spesa che non abbiamo mai avuto da 30 anni, che non avremo per i prossimi 30 anni. Siamo a un bivio. C'è solo una cosa peggiore di non avere questi soldi, è spenderli male, perché se li spendi male il debito ti strangola. Ci sono i negazionisti del virus e ci sono i negazionisti del debito pubblico, quelli che dicono che il debito pubblico non esiste. Ora, questo è il punto chiave prima di entrare nel merito. Perché fa capire l'insistenza con cui noi stiamo chiedendo di parlare di contenuti. Non è una questione di parte tra noi e il Presidente del Consiglio, le altre forze politiche. Ci stiamo giocando l'osso del collo. Lo capite o no che non stiamo scherzando? Non è questa una discussione da fare per il gusto di un chiacchiericcio politico. Quei soldi che abbiamo oggi non li abbiamo mai avuti negli ultimi 30 anni e non li avremo mai per i prossimi 30 anni, ora o mai più. O questi soldi li spendiamo bene oppure ci strangoliamo col debito pubblico che sta al 160%. È chiaro questo o no? Non è un gioco, non è uno scherzo, non è una fiction, non è una telenovela, è il futuro dei vostri figli. Caspita, se questo non riusciamo a capirlo e non riusciamo a spiegarlo, colpa mia sicuramente. Significa che non abbiamo colto il valore della politica. È inutile parlare contro i populisti se poi non capiamo che questo è il momento nel quale ci giochiamo tutto. Ecco perché abbiamo fatto una questione di metodo con il Presidente del Consiglio. Una roba del genere non va di notte con un emendamento notturno. E sono contento che il governo abbia fatto marcia indietro. Anzi, il governo non soltanto ha riconosciuto la fondatezza delle nostre critiche metodologiche, ma si è aperto a una discussione di merito. Mercoledì mattina il ministro Gualtieri ospiterà la delegazione di Italia Viva, in questo caso ci andranno i capigruppo Faraone e Boschi e le ministre Bellanova e Bonetti,
quando si parla di quote in Italia Viva, le quote sono le quote azzurre, perché ci sono sempre più donne che uomini, notatelo per piacere. E in questa nostra delegazione presenteremo 61 punti che al momento sono stati segnalati come punti sui quali noi non siamo d'accordo delle 133 pagine del Next Generation EU. Dico al momento perché? Perché in Italia Viva i parlamentari non sono delle pedine, non sono dei numerini. Io stasera, dopo la conferenza stampa, farò un messaggio in chat a tutti i nostri parlamentari chiedendo loro, eravamo già diciamo coinvolti nella prima fase, di indicare eventuali modifiche e o ulteriori suggerimenti, perché mercoledì mattina la nostra delegazione combattiva come sempre possa andare dal ministro Gualtieri a far vedere quali sono i 61 punti sui quali non siamo d'accordo, che sintetizzo perché credo che abbia senso sintetizzare in modo rapido, poi vengo invece alla pars construent. Noi pensiamo che questo piano, la dico male, il piano che il Presidente del Consiglio ha predisposto manchi di ambizione, sia un piano, come gli ho scritto, senza anima, sia un piano dove si vede chiaramente che non c'è un'unica mano che scrive, ma è un collage talvolta raffazzonato di pezzi diversi di diversi ministeri. Si vede la mano burocratica di chi mette insieme pezzi. Io, come dire, ho fatto in passato questo lavoro di scrittura documenti per i progetti europei, so come si fa. Se vuoi essere credibile in Europa devi avere un documento che abbia una sua capacità di scorrimento. E devo dire che la nostra delegazione sarà pronta con un'opera di drafting a cambiare le cose che vanno cambiate punto punto. Io non ve li leggo tutti e 61 gli elementi, li vedrete mercoledì mattina. Il tema è lo stile del documento, la retorica del modello italiano, il giudizio sul passato. La retorica del modello italiano vuol dire che non possiamo dire che va tutto bene se siamo tra i peggiori al mondo come numero di morti. Dobbiamo smetterla di dire che va tutto bene. E insieme tutta una serie di considerazioni sulla svolta nella pubblica amministrazione, cosa fare sulla giustizia, come impostare il ragionamento di rilancio sulla cyber security, sulla burocrazia, sui pagamenti digitali. Ci sono tutti i punti specifici che il governo ha segnato e su cui noi vogliamo marcare i punti su cui non siamo d'accordo. Ok? Questo è il lavoro di metodo che abbiamo predisposto. 61 punti, trasparente, alla luce del sole. Poi ovviamente c'è un elemento in più, che è quello: se manca l'anima a questo progetto, noi formuliamo una proposta al Presidente del Consiglio. Perché da un lato critichiamo, ma dall'altro vogliamo incalzare e stare sui contenuti. Ragazzi, noi non ci troverete mai lontano dai contenuti. Questa discussione su cui ci giochiamo l'osso del collo la facciamo solo e soltanto sui contenuti, non c'è niente di politichese o di burocratese. La controproposta che facciamo, Alessio, ti chiedo di girare, è quella di partire da quattro voci che con un acronimo formano la parola più famosa al mondo in italiano, che è la parola ciao. Il progetto ciao è un progetto che tiene insieme le quattro voci principali: cultura, infrastrutture, ambiente, opportunità. Il filo rosso che le lega è la parola lavoro. Perché per ciascuna di queste noi pensiamo che si possano creare migliaia di posti di lavoro. Dirò una cosa anche in conclusione sull'impatto di queste misure. Però il punto fondamentale che vorrei segnalarvi è che nel documento del governo si parte dalla giustizia, con un approccio peraltro abbastanza giustizialista, molto discutibile. Noi no, noi siamo il paese del bello. Come vogliamo essere tra 10 anni? L'Italia del 2030 deve essere come l'Italia di Matera, capitale europea della cultura lo scorso anno, come l'Italia dell'Expo, come l'Italia del Colosseo, dei nostri musei, dei teatri, delle emozioni di quegli attori e protagonisti degli spettacoli che sono fermi e che in Piazza del Duomo con i loro bauli hanno gridato la loro disperazione per quello che sta accadendo. Noi immaginiamo di essere tra 10 anni il paese faro della cultura.
Se devo dire qual è la parola d'ordine dei prossimi 10 anni, è cultura, che crea posti di lavoro perché con la cultura si mangia, ma anche la cultura che investe sul capitale umano, sull'educazione. Per questo noi immaginiamo di mettere 9 miliardi che risparmiamo dalla spesa sanitaria, in quanto finanziamo la sanità col MES nel nostro piano, i 9 miliardi originariamente previsti per la sanità vanno su cultura e turismo, erano previsti pochissimi denari fino a questo momento, più che triplicato l'investimento in cultura e turismo, e immaginiamo di fare delle proposte specifiche, puntuali. In particolar modo i nostri senatori e deputati ex sindaci hanno insistito perché vi fosse un protagonismo degli enti locali che non c'è. Una delle proposte che facciamo al Presidente del Consiglio è che dei 9 miliardi dedicati a cultura e turismo ripresi dall'ex fondo sanitario ci siano almeno 6 miliardi da dare ai comuni italiani per progetti simili a quello fatto con Renzo Piano sulle periferie 5 anni fa. Mi spiego. Ogni comune è un comune con un tot numero di abitanti. Noi assegniamo una dote simbolica ai cittadini di 100 euro. Un comune di 1000 abitanti avrà 100.000 euro a disposizione. Un comune di 10.000 abitanti avrà 1 milione di euro. Per far che cosa? Per un investimento infrastrutturale su un bene culturale, teatrale, una biblioteca, un luogo turistico, un recupero infrastrutturale di beni adibiti a cultura e turismo. E questo non lo decide lo Stato, perché una delle cose drammatiche di questo piano è che non c'è il protagonismo dei sindaci. Noi lo diciamo al Presidente De Caro e a tutti i sindaci, il sindaco di Milano Sala è intervenuto su questo, il sindaco di Firenze Nardella, ma anche dei sindaci europei. Sul Next Generation EU i sindaci vanno coinvolti. Non possono essere semplicemente dei passacarte. Questo non è un piano che può nascere nei ministeri e morire nei ministeri. Questo è un piano che deve vivere nelle nostre comunità territoriali. Cultura. Il sindaco fa il progetto e questo progetto viene automaticamente vidimato senza alcuna autorizzazione. Cultura, turismo, partire dal basso, partire da 3 miliardi per i nostri alberghi, noi abbiamo una situazione devastante sugli alberghi. I denari che erano stati messi originariamente sul recovery fund a proposito di questo settore erano decisamente, decisamente pochi. Ma non c'è soltanto questo, ci sono anche i 19 miliardi su scuola, università e ricerca. Ora non ho tempo per approfondire, lo vedrete nella lettera che arriverà a Gualtieri. Noi proponiamo secco secco, poi arriverò a dire due parole sulle cifre, di raddoppiare la cifra sul capitale umano. Noi pensiamo che con quello che sta succedendo sulla Brexit per l'Erasmus, l'Italia debba candidarsi a prendere il posto degli inglesi nell'attrattività delle università e degli Erasmus. Questo però comporta che l'università debba uscire dal perimetro del diritto pubblico e dal diritto amministrativo e debba essere una università capace di autonomia, magari di indicare il rettore non necessariamente attraverso un'elezione, ma attraverso una selezione. Le università debbono essere in grado di accogliere talenti. Noi ad esempio diciamo al PD, ai 5 Stelle, all'EU, cioè ai colleghi della coalizione di governo, che secondo noi lo Ius Culture deve essere una delle caratteristiche di questi 2 anni che ci attendono, per esempio dando la cittadinanza agli studenti universitari che sono studenti che verranno a laurearsi in Italia. Vale a dire, se tu sei uno studente che viene a studiare medicina e stai 5 anni in Italia, io alla fine non soltanto ti do la laurea, ma ti do anche la cittadinanza. Perché? Perché mi interessa l'immigrazione di qualità, mi interessa attrarre cervelli, mi interessa attrarre talenti, mi interessa avere uno sguardo meno burocratese e burocratico di quello che pure c'è in questo documento. E ancora sulla scuola, non soltanto occorrono più investimenti sull'edilizia scolastica, ma più soldi agli insegnanti, ovviamente liberando le risorse del recovery, le voci che si possono spendere sul recovery, ma contemporaneamente legandoli molto di più al merito. Il contratto nazionale del ricercatore, finalmente dare certezza a chi vuole tornare in Italia. Insomma, soldi su scuola, università e ricerca e il MES per la sanità. Su questo punto, come capite, noi non torniamo indietro. A chi dice che i denari del MES sono condizionati, vorrei ricordare che i denari del Recovery Fund
sono più condizionati dei denari del MES, hanno condizioni più stringenti di quelle del MES. E allora su questo c'è un punto che la nostra delegazione illustrerà al ministro Gualtieri. Seguitemi un secondo perché è un po' tecnico ma è semplice. Nei denari del recovery circa 127 miliardi sono denari che vengono dati a prestito all'Italia. Di questi 127 miliardi il governo immagina di spenderne 88 per progetti vecchi, cioè immagina di prendere questi soldi, metterli su progetti già finanziati e quindi ridurre il costo degli interessi perché le condizioni finanziarie del recovery sono migliori delle condizioni tradizionali. È chiaro? Io penso che questo sia un errore, keynesianamente, siccome non ricapiterà di spendere per i prossimi 30 anni tutti questi soldi, li voglio spendere tutti, con progetti intelligenti. Ma parto dal presupposto che la riduzione del debito la fai con la crescita, non con qualche migliaio di euro di interessi. È una visione che ci vede contrapposti da anni con alcuni tecnici di questo paese, con alcuni rigoristi. Io sono da quando ero premier, ma anche da prima, dell'idea che l'unico modo per finanziare l'abbassamento del debito è la crescita, non il tagliare. Perché se tagli, alla fine l'operazione è perfettamente riuscita, ma il paziente è morto. Perché dico questo? Perché se accettano di prendere 127 miliardi, 88 dei 127 miliardi, e di prenderli con condizionalità impegnative come quelle del recovery, mi spiegate perché non accettano di prendere i 36 miliardi del MES che hanno condizionalità decisamente più basse? Questo tema lo illustreremo al ministro Gualtieri, ai 5 Stelle e agli altri, ma si sta parlando di 36 miliardi che nel giorno in cui è venuto fuori il dato Istat di 273 medici morti in Italia per il Covid, io trovo vergognoso che si stia ancora a discutere di MES. Perché è un tema ideologico che si gioca sulla pelle delle persone che muoiono. Allora, siccome sono molto orgoglioso di stare in un paese che ha messo al centro la vita, al centro la difesa degli ultimi, ha detto prima mi interessa salvare la pelle, poi mi interessa ragionare di economia. Bene, siccome è così, i 36 miliardi sul MES servono, che poi creano anche posti di lavoro. Per esempio, nei 36 miliardi noi proponiamo che 4 miliardi vadano, come proposto dalle aziende farmaceutiche, a investire su questa filiera, perché la filiera del farmaceutico in Italia è quella più avanti di tutti. Noi abbiamo un settore, il farmaceutico, che è straordinario. E naturalmente l'elenco potrebbe continuare con la telemedicina, con la medicina personalizzata, con molte altre voci importanti e impegnative. Dunque, cultura, non giustizialismo come prima parola. Questo piano è impregnato di cinquestellismo giustizialista nel momento in cui si parte da un'analisi della giustizia e si parla della prescrizione. Ragazzi, ma l'Italia del 2030 è un'Italia che nel mondo sarà famosa, forte, credibile e solida se scommetterà sui nostri valori, sul capitale umano, sulla capacità di attrarre i cervelli, non sul manettarismo di seconda mano di alcuni membri di questa coalizione. Cultura, non prescrizione. Cultura, non abbassamento dei diritti degli avvocati, perché nella parte giustizia c'è anche questo. Dunque, cultura anche come occasione per combattere la sfida dell'università, della scuola, cultura come modello italiano, questo sì, veramente significativo e importante, cultura per dire no al giustizialismo. Seconda voce, infrastrutture. C'è il ponte di Genova, è un grande risultato di questo paese con questo governo e quello precedente, quindi non certo con il mio governo, non c'è un'immagine del mio governo, eppure altre opere pubbliche sono state inaugurate in quel momento, ma il ponte di Genova è il simbolo che quando si fanno le cose per bene vengono fatte delle cose belle. Anche qui purtroppo una tragedia, anche qui il primo pensiero ai morti, alle persone che non ci sono più, anche qui il primo pensiero, come è giusto e doveroso che sia, a chi sta ancora soffrendo il lutto della scomparsa. Dall'altro lato ci sono i denari per le infrastrutture. Guardate che su questo ci sono delle discussioni pazzesche che potremmo tentare di fare. Ad esempio nel piano ci sono almeno altri 27 miliardi di opere infrastrutturali che si possono sbloccare subito che non sono state finanziate. Allora, se ci sono 88 miliardi, ve ne parlavo prima, destinate ai progetti vecchi, io dico fermi lì,
parte che ne recuperiamo, come noto, 36 dal MES ulteriori, quindi abbiamo uno spazio ulteriore di 124 miliardi, ma al di là di questo, perché 88 più 36, ma vi dico, ci sono 27 miliardi di infrastrutture che potremo sbloccare immediatamente che sono ferme. Ci sono 300.000 case popolari, la sintesi è del presidente dell'associazione che tiene insieme tutte le realtà delle case popolari, che possono essere un segno di ripartenza per gli ultimi. Vedete, nel documento del Next Generation Italia si dice che la povertà con il reddito di cittadinanza è scesa dal 7 al 6,4%. Dal 7 al 6,4%. Per combattere la povertà non servono i redditi di cittadinanza, serve un'educazione che funziona, una vaccinazione degna di questo nome, delle abitazioni degne di questo nome. È il grande messaggio di Esther Duflo, la premio Nobel per l'economia di 2 anni fa, ed è il grande messaggio di chi crede che la povertà sia una cosa seria da combattere, non un qualcosa che si può combattere con gli slogan. Infrastrutture! Keynesianamente è la cosa che serve di più in assoluto in questo paese. E dove c'è un'infrastruttura ci sono dei posti di lavoro che si creano. Non a caso nel Mezzogiorno, che per noi è il punto di madre di tutte le battaglie e che abbiamo cercato di sbloccare con il master plan, ancora molti di questi denari sono fermi nelle casse delle regioni, noi li abbiamo dati ma le regioni non li spendono, le regioni del sud. Il punto fondamentale è che i principali avversari di alcune opere pubbliche del Mezzogiorno sono la mafia, l'andrangheta e tutti coloro che vivono in una economia parallela fatta di illegalità e abusivismo. E in taluni casi, ahimè, di una economia anche basata sui sussidi legali. In questo senso, sulle infrastrutture, è bene dire un altro punto, come ho detto sul MES, su cui noi non facciamo sconti a nessuno, che è l'alta velocità. Questo paese è cambiato con il Frecciarossa. Questo paese è diventato più unito con il Frecciarossa. Abbiamo delle metropolitane di superficie con l'alta velocità. Vi sembra possibile che nel silenzio anche vostro, amici della stampa, l'unico vero attacco al governo di queste settimane l'ha fatto quella forza politica che non ha voluto votare il parere sull'alta velocità e si chiama Movimento 5 Stelle, non si chiama Italia Viva. Non stiamo noi complottando contro il governo. Sono quelli che dicono no all'alta velocità che complottano contro l'Italia. Noi siamo per l'alta velocità, come dice il governo. Poi c'è tutto il grande tema del ponte sullo stretto, che non può stare nel recovery plan perché ha un arco di temporale più ampio, ma che naturalmente nel momento in cui liberi delle risorse dai piani infrastrutturali oggi presenti ha uno spazio di azione decisamente più agevole e più facile. È chiaro che si è sempre detto perché fai il ponte sullo stretto collegando due deserti, nel momento in cui porti l'alta velocità a Reggio Calabria e l'alta velocità tra Palermo e Messina stai collegando Palermo a Torino, come pure devi collegare Trieste a Lecce. Ho detto delle infrastrutture, la terza parola è la parola ambiente. La parola ambiente è una parola che intanto vorrei segnalare a Alessio Di Giorgi, se si sveglia, grazie, molto gentile, di andare avanti sull'ambiente, ed è una, anche perché ha fatto questo sforzo di trovare questa macchinina che, come dire, vale il prezzo del biglietto della conferenza stampa, francamente molto bella, diciamo. E il punto è fare della sostenibilità il primo settore per i nuovi lavori. Su questo c'è un grande tema. Dalla mestiere più tradizionale del mondo, che è l'agricoltura, all'idrogeno, dove l'Italia può essere leader, noi siamo una realtà che è leader mondiale. Eni, Enel, Snam, Saipem, nei loro settori sono leader mondiali. Bisogna smetterla con la retorica che noi sulla sostenibilità siamo indietro. Non è vero. Sull'economia circolare abbiamo uno spazio di crescita impressionante, certo, e questo è uno dei 61 punti sottolineati dal Presidente del Consiglio, non è chiaro che cosa significhi la nostra posizione sul rifiuto.
ancora oggi, ancora in questo documento, non è chiaro che cosa c'è scritto, che cosa si intende per rifiuto e soprattutto come gestirlo e come non spendere i soldi. Ma l'economia circolare è uno dei settori su cui possiamo investire di più. Ci sono poi singole voci nel dettaglio, ve le risparmio perché immagino che vogliate fare domande più di natura politica, ma per me è importantissimo l'aspetto contenutistico e resto inchiodato ai contenuti perché questo fa la differenza. Il governo mette una voce di 3,9 miliardi di euro sul dissesto idrogeologico. Ora io ritengo che il ministro Costa abbia profondamente sbagliato a chiudere 3 anni fa l'unità di missione sul dissesto idrogeologico. I numeri dell'unità di missione del dissesto idrogeologico presieduta da Erasmo D'Angelis ci dicono che ci sono oggi progetti pronti contro il dissesto idrogeologico per 7,9 miliardi, il doppio. È chiaro? C'è il doppio sul dissesto idrogeologico rispetto a quello che c'è in questo piano, dobbiamo spendere il doppio. Vado avanti, ma ci sono gli accordi di Parigi, la copresidenza del COP26, tutti elementi contenutistici di merito che nel progetto Ciao hanno un'importanza straordinaria e naturalmente tutto il lavoro di Teresa Bellanova sul mondo dell'agricoltura e dell'agricoltura 4.0. Quarta e ultima parola è opportunità. Noi partiamo dall'economia sociale, l'economia sociale che vale 360.000 organizzazioni, circa il 5% del PIL. Ci sono 6 milioni di italiani che fanno no profit, 6 milioni di italiani. Siamo una potenza mondiale anche in questo. E per farlo noi sull'economia sociale immaginiamo di non soltanto di concludere tutto il lavoro che si è fatto sul terzo settore, riforma che ancora peraltro deve conoscere una sua completa attuazione, ma soprattutto che si faccia un salto di qualità facendo capire che stiamo parlando di economia vera, reale, non di un po' di volontariato da premiare con una strizzatina di spalle. Questo è un passaggio molto importante. Così come è importante tutto il tema del rilancio dell'industria, io ero Presidente del Consiglio quando si diceva che l'industria in Italia era morta, con l'industria 4.0, l'IRAP, le iniziative che abbiamo messo in campo, il patent box, l'industria è ripartita e oggi nel piano, la voce principale del piano è su industria 4.0. Questo è interessante perché è una nemesi molto molto simpatica. Dicevano tutti male del Jobs Act, adesso fanno la decontribuzione tutti, anche in questa legge di bilancio che domani andiamo a approvare. Dicevano tutti male di industria 4.0, adesso è il modello che viene seguito. Ci aspettiamo anche un cambio sulle riforme costituzionali, ad esempio sul titolo quinto, rapporto Stato-Regioni, e sul bicameralismo, che in realtà è già stato abolito a nostra insaputa, perché non si fa più un'approvazione di un provvedimento tra Camera e Senato che non sia approvato da un unico ramo del Parlamento e dall'altro pedissequamente vidimato. Bene, in questo scenario essere il paese dell'opportunità significa innanzitutto mettere al centro i giovani. Permettetemi una ulteriore critica. Sapete quanti soldi ci sono sui giovani su questo piano? 2 miliardi. Giovani occupazione. C'è più del doppio sulla parità di genere. Io sono per la parità di genere. Io credo che si debba investire sulla parità di genere. Sono orgoglioso di essere l'unico premier che ha fatto pari donne e pari uomini. Ma non è pensabile che sull'emergenza di giovani occupazione ci siano 2,1 miliardi di euro. Non è pensabile che ci sia un decimo di quello che c'è per il super bonus 110%, 22 miliardi. Ragazzi, non si va da nessuna parte se si mette per il super bonus 10 volte la cifra che si mette per i giovani. Perché ciascuno di voi sa che cosa vuol dire per un giovane non trovare occupazione e non averla fissa. E se noi non mettiamo i soldi del Next Generation EU che abbiamo preso ai nostri giovani perché sono a debito sull'occupazione giovanile, siamo dei vigliacchi. Noi abbiamo un progetto per almeno triplicare i denari sull'occupazione giovanile. Uno dei nostri deputati, Massimo Ungaro, ci ha proposto di copiare sostanzialmente, mutuandolo naturalmente, modificandolo, il progetto che il Regno Unito sta lanciando, il progetto Kick-Off, che è un progetto molto bello. Di fatto i soldi del reddito di cittadinanza, anziché darli a uno per stare a casa, li diamo a chi veramente assume un giovane, attraverso un percorso formativo di un certo stile. Abbiamo circa 40 progetti che il presidente Macron ha lanciato nel suo piano France Relance,
France Relance è un piano che mette 40-50 progetti sui giovani. Da noi c'è mezza paginetta. Capite perché vogliamo discuterne? Capite perché stiamo cercando di migliorarlo? Perché se si chiama Next Generation EU, non puoi non mettere i soldi sui giovani. Non puoi non parlare di opportunità. Non puoi non parlare di un grande investimento sul futuro del nostro paese. Ora, e ho davvero finito lasciandovi voi lo spazio per le domande, è chiaro che su questi temi noi discuteremo. Sono i temi su cui abbiamo fatto in questi mesi e in queste settimane un duro lavoro. Non sono le uniche cose che abbiamo segnato. Nel nostro documento c'è comunque, ad esempio, la contestazione della presenza a pagina 45 di una realtà per la cyber security. Noi non vogliamo che si faccia scherzi sui temi legati all'intelligence e ai servizi segreti e rinnoviamo l'appello al Presidente del Consiglio perché affidi la responsabilità di autorità delegata a un personaggio terzo. Noi non torniamo indietro su questo, come non torniamo indietro sull'alta velocità, come non torniamo indietro sul MES, come non torniamo indietro sullo sblocco delle infrastrutture, come non torniamo indietro sul Family Act, che è la più grande delle opportunità su cui sta lavorando il Ministro Bonetti. Non torniamo indietro sulle nostre grandi battaglie di queste settimane e di questi mesi. Quello che è certo è che non siamo disponibili a un peccato che sarebbe il peccato più grave, buttare via questa occasione. Guardate i numeri, alla fine di questo recovery plan ci sono dei dati molto importanti. Questi dati ci dicono quanti soldi noi mettiamo e quanto impatto questi soldi producono. Sapete che da qui al 2026 questo piano, secondo il MEF, produrrà un incremento di PIL di 2,3 punti. E niente. Vuol dire che non stiamo facendo le misure giuste. Noi abbiamo perso quasi 10 punti di PIL. Come si fa a recuperarne 2,3 con un piano da 300 miliardi? Cioè, io lo capisco che vada di moda parlare senza conoscere, ma bisogna studiarle le carte. Se questo lavoro qui produce un aumento dell'occupazione al sud dello 0,89%, vuol dire che non ci siamo, vuol dire che non abbiamo fatto un buon lavoro, perché noi dobbiamo aumentare l'occupazione molto di più dello 0,89% al sud e dobbiamo farlo con tutta una serie di voci che sono quelle che abbiamo segnato. Non abbiamo preclusioni sulle unità di missione. L'unità di missione del dissesto idrogeologico va rifatta domani mattina. Permette di spendere 7,9 miliardi anziché poco meno di 4. L'unità di missione sulla scuola per i nostri figli va rifatta domani mattina. Ma se volete fare, come dice questo documento, l'unità di missione alla Ragioneria Generale dello Stato o alla giustizia, noi siamo totalmente in disaccordo. Le priorità sono altre, sono quelle che riguardano i cittadini. Se ci sono domande, le prendo volentieri. Considerate che Italia Viva è al lavoro con i propri senatori oggi, con i propri deputati fino a ieri, sulla legge di bilancio, in modo molto serio, molto preciso, diamo una mano. Certo è che non possiamo accettare di buttare via la più grande occasione, che è quella del recovery plan, e dunque chiediamo al governo di cambiare passo e di fare un salto di qualità, perché questo piano, così com'è, è un piano davvero deludente. Ci sono domande? Vai. Abbiamo prima Barbara Romano, TG2. Devo mettermi qua perché poi c'è Zoom e dobbiamo fare un benissimo, mix vai. Di Zoom. Si sente? Ok. Nel frattempo, se si preparano i colleghi su Zoom, i giornalisti su Zoom, e mi dicono che domande ci sono, così poi possiamo un po' chi mixare. C'è qui su Zoom? Non vedo vai, nessuno. Barbara. Senatore, volevo chiederle se non verranno cambiati, non dico tutti, ma buona parte dei 61 punti che criticate del piano e soprattutto se non verranno recepite tutte le proposte contenute nel progetto Ciao. Voi siete pronti a lasciare il governo? Cioè le ministre si dimetteranno in tal caso? E poi volevo chiedere una cosa. Qualche giorno fa Rosato ha detto una cosa impegnativa, cioè che non c'è più fiducia da parte di Italia Viva nei confronti di Conte. Volevo chiederle se lei conferma questo giudizio. Poi prendiamo tutte le domande insieme?
così facciamo una risposta. E poi ne abbiamo solo un'altra in sala e passiamo. Però facciamo prima in sala e poi. No, facciamo tutto insieme, così tutto poi si mandano via. Okay. Cioè, mandano via, si fa lavorare, mandano via, non è bellissimo. Allora, volevo chiederle quali di queste 61 proposte sono irrinunciabili, nel senso che devono necessariamente essere accettate perché si possa ristabilire un'intesa. Mi ricollego anche alla domanda della collega, poi effettivamente laddove non dovesse succedere è pronto sempre a ritirare i ministri. E un'ultima cosa, non ha un po' il timore di innescare una crisi in un momento che è probabilmente il più buio per il Paese e che il Paese non capisca questo tentativo eventuale di innescare una crisi? Bene. Altre? G24. Le volevo chiedere, lei ha parlato anche dell'alta velocità, ha parlato del giustizialismo, che è assolutamente inaccettabile dal suo punto di vista e sembra uno scontro frontale non solo con il Presidente del Consiglio ma anche con tutto il Movimento 5 Stelle. Certo, lei non è noto per essere il miglior amico dei 5 Stelle, però insomma state in un governo insieme e se questi sono i toni e appunto nel pieno di una campagna di vaccinazione che è partita soltanto ieri, insomma le prospettive non sono granché promettenti, e ci può spiegare meglio insomma il rapporto con i 5 Stelle in questa fase? Bene, andiamo alle domande da casa. Allora, da casa, cioè da Zoom, abbiamo Gaia Tortora, vi prego di sbloccare i microfoni se no non si sente. Gaia, ci senti? Sì, io vi sento, buonasera. Io volevo capire una cosa rispetto anche a quello che è stato già detto dai colleghi, visto che è stato sostanzialmente un documento bocciato su tutti i fronti, un documento definito senza anima, e volevo capire se invece nel documento proposto da Italia Viva c'è stata una convergenza con il Partito Democratico, per esempio, se quindi il Partito Democratico condivide quanto Italia Viva mette in discussione. E quindi eventualmente se si va ad una crisi di governo, quanto, diciamo così, questo è stato discusso evidentemente anche con il resto della maggioranza. Bene, quante ne manca ancora? Ci sono altre domande su Zoom, dovrete aprire il microfono, so che ci sono un po' di difficoltà. Chi vuole fare domande ora o mai più? Niente, andiamo per adesso così. Aspetta, vediamo se c'è qualcuno che fa domande. Posto così? Posso fare una domanda? Sono Giovanna Vitale di Repubblica. Vai Giovanna. Eccomi. No, volevo sapere, senatore, lei che tempi immagina per diciamo il percorso di questo recovery plan? Cioè, se pensa che ovviamente scavallerà, mi pare di capire che ormai scavallerà chiaramente l'anno, se diciamo lei prevede dei tempi e poi... se lei pensa che questo governo sia insufficiente e vada rafforzato. Bene, domande? Alessandro finito. Di Matteo, mi aveva chiesto. Ci sei Alessandro? Sì, ci sono. Vai. Buonasera, allora, immagino lei avrà letto l'intervista di Bettini l'altro giorno che ipotizzava addirittura un partito unico, una lista unica tra di Conte in pratica, dentro la quale dovrebbero entrare un po' tutti i partiti che adesso sostengono il governo. Volevo sapere cosa ne pensa, perché mi pare che, insomma, da quello che abbiamo sentito, l'ipotesi di una crisi non sia così improbabile. Quindi, visto che il PD continua a dire che si torna a votare in caso di crisi, volevo sapere cosa pensa di questa eventualità. Bene. Finito? Abbiamo no, Daniela Preziosi. C'è? Daniela, chiedo, ci sei? Scusa, ci sono? Mi sentite voi? Ti sentiamo. Perché non sì, riesco a sentiamo. Usare la chat. Senta, buonasera e auguri. Ascolta, in attesa che lei dia le altre risposte, così, ma volevo sapere, ma i suoi gruppi parlamentari, le risulta che siano tutti d'accordo con questa metodologia, cioè del governo, della proposta Ciao Conte, la chiamerei, diciamo, oppure c'è qualcuno che ha espresso a lei dei dissensi che lei sappia? Bene, altre? A posto? Possiamo provare a rispondere? Abbiamo sentito tutti, non abbiamo censurato nessun giornalista, giusto? Bene, allora,
partiamo dalle prime domande, che sono tre, tornano sullo stesso punto. Che succede se il documento non viene considerato? Io penso che dovremmo fare tutti uno sforzo, lo chiedo anche a Daniela Preziosi, che ha fatto quella sintesi un po' scherzosa su Ciao Conte. È un documento molto serio. Ognuno sceglie di partire dove vuole. Io parto dalla cultura per immaginare la terra dei miei figli. Chi vuol partire dal giustizialismo può farlo, ma io voglio partire dalla cultura. Siamo in grado di poter fare una proposta sulla cultura che sia quantomeno ascoltata, quantomeno dibattuta? Ci sono 200 miliardi del Recovery Fund, ci sono 36 miliardi del MES, 20 miliardi di SURE, centinaia di miliardi di ECB. Possiamo discuterne? O pensate che, siccome c'è la grande campagna di vaccinazione, non si debba discutere? Guardate che questo è un tema abbastanza curioso, lo dico a chi ha posto questo tema. C'è un grande piano di vaccinazione? Bene. Diamo con grande trasparenza l'elenco del numero dei vaccinati ogni giorno? Anzi, io dico di più. Diamo un lascia passare, un certificato a chi si vaccina. Così come, lasciatemi dire, chi si è già beccato il Covid? In Italia c'è 1.400.000 persone che si è preso il Covid. Molti di questi hanno un contenuto di anticorpi, non so se si dice contenuto, che è pazzesco, vedo che Bonifazi annuisce. Chi ha già preso il Covid e c'ha l'anticorpo, chi ha fatto il vaccino, per me deve muoversi, sempre mantenendo la mascherina, con tutte le regole, con un grado di libertà maggiore rispetto a me che, ad esempio, non ho preso il Covid e non ho fatto il vaccino. È più giusto. Quindi sono per parlare del piano di vaccinazione e sono per dire quotidianamente quante persone vengono vaccinate. Ma di fronte alla cifra che impegnerà i miei figli e i miei nipoti, che porta il debito al 160%, che segna il futuro delle nuove generazioni, posso rivendicare il diritto di parlarne o è lesa maestà? Dunque, il nostro è un contributo positivo e io spero che il Presidente del Consiglio, il Ministro dell'Economia, il Segretario del PD, il Segretario 5 Stelle, il Segretario di Leu possano discutere. Perché vedete, se si va a simpatie, uno può dire, certo però Renzi è antipatico, legittimo. Ma se io dico voglio spendere 36 miliardi sul MES perché ci sono stati 273 medici morti, mi dite chi mi può dire di no e perché? Io vi domando, perché diciamo no al MES? Chi è il responsabile? Chi chiede più soldi per la sanità o chi dice no al MES? Chi è il responsabile di fronte a una crisi che sta portando al fallimento, quante ho letto stamani mattina, 390.000 imprese di commercio? Ho letto un numero che era simile a questo. Chi è il responsabile? Chi vuole investire perché le imprese ripartano o chi dice no, non se ne può fare niente perché non siamo d'accordo? Chi è il responsabile? Capite che questo passaggio è fondamentale. Io non ho paura di niente. Sui contenuti abbiamo ragione noi e lo dicono a mezza voce tutti. Stiamo sui contenuti e ditemi perché dobbiamo avere un sistema nel quale una forza politica deve scoprire nottetempo dove vanno 209 miliardi di euro. E se lo sa si arrabbia e passa i giorni di Natale a studiare, a fare una controproposta. E questa controproposta che cos'è? Lesa maestà? Perché c'è la campagna di vaccinazione? Ah, c'è la campagna di vaccinazione, ma c'è da vaccinarsi anche contro il populismo. E il populismo comporta che non si possa discutere di questioni importanti. Noi vogliamo discuterne. Quanto alla considerazione della collega del Fatto Quotidiano, che dice, le risulta che qualche parlamentare di Italia Viva sia in sofferenza. Se leggo il Fatto Quotidiano, mi risulta che con me rimangano due persone. Se guardo gli incontri con i deputati e i senatori, credo che questa linea sia molto più condivisa di quello che sembra. Dopodiché, piena libertà, ho letto, a proposito del Fatto Quotidiano, la signorile espressione dell'ex direttore Padellaro che propone di mandarmi affa, e ho letto la dotta osservazione del direttore Travaglio che ha proposto di trasformarmi in un pelo superfluo. Accotante vette di eleganza e di signorilità
rispondo dicendo che noi facciamo politica e che qualcuno mi deve spiegare perché si deve dire di no all'alta velocità o al MES o dire di no agli investimenti che proponiamo per la cultura, perché noi, a differenza di altri, pensiamo che la cultura sia più importante che il giustizialismo. Quanto alle considerazioni del collega di Sky TG24 sul giustizialismo, non vorrei sembrare noioso, quale sicuramente sono, ma il giustizialismo non è una espressione, una corrente di pensiero. Il giustizialismo è la negazione dei valori costituzionali. Chi confonde garantismo con giustizialismo e li equipara, fa lo stesso errore di chi equipara la democrazia alla dittatura. Il garantismo è rispettare la Costituzione e aspettare che si vada a sentenza. Il giustizialismo è condannare a prescindere, a differenza di ciò che dice la Costituzione. Quindi io sono contro il giustizialismo e lo rivendico con grande forza. Ci sono dei punti irrinunciabili? È evidente che in una discussione devi essere sempre pronto a prendere qualcosa e a lasciare altro, quindi non farei una graduatoria. Mi sembra di aver messo molti argomenti. Mi piacerebbe, questo sì, lo considero irrinunciabile, che sui punti sui quali ci viene detto di no ci venga spiegato perché i servizi segreti, dopo 13 anni dall'entrata in vigore di una legge importante, debbono non vedere assegnata la delega. Perché le opere pubbliche sulle case popolari non debbono essere fatte? Perché quando noi chiediamo che sui lavori verdi si giochi la priorità del Paese, mi viene detto no, così non va bene? Perché quando chiediamo di fare più investimenti e dare più soldi ai comuni, ai sindaci, ci viene detto di no? Diteci di no e spiegateci perché. Noi pensiamo che il recovery serva anche ai sindaci, non solo ai tecnici ministeriali. A Gaia Tortora dico che la frase sul documento senz'anima l'avevamo messa, che lei giustamente richiama, l'avevamo messa dentro la lettera scritta al Presidente Conte 12 giorni fa. È un documento che a nostro giudizio deve essere migliorato, non c'è ombra di dubbio. Continuo a dire che la divisione in quattro pilastri, sei missioni, sei manager, 300 consulenti sia molto arzigogolata, tant'è che una parte è già stata stralciata. E Gaia Tortora e poi anche Alessandro Di Matteo, facendo riferimento quest'ultimo a una delle interviste di Goffredo Bettini, sostengono che sia pronta un'alleanza PD 5 Stelle. Lo leggo anch'io. Noi non abbiamo condiviso con il PD o con i 5 Stelle o con l'EU i testi che abbiamo presentato, ma siamo pronti a farlo in una bilaterale, in un incontro di delegazione. Siamo molto liberi e laici su questo. Dico a Tortora e a Di Matteo che io un'alleanza elettorale con chi dice no al MES, no all'alta velocità, sì al giustizialismo e no alla crescita, beh, io faccio un po' fatica a farla. Se però il PD si trova bene, ragazzi, ciascuno può cambiare. Però penso, indipendentemente dalle valutazioni su Virginia Raggi a Roma o su altre realtà in giro per l'Italia, che oggi la vera nostra priorità dovrebbe essere quella di mettersi intorno a un tavolo, trovarsi d'accordo e dire come finiamo questa legislatura, questi due anni. Perché a mandare a casa Salvini, a far vincere l'Europa, siamo stati bravi. Bene, e ora? Io farei questa discussione qua, non farei una discussione sul futuro. Se poi la gente vuole andare a votare con un'alleanza PD 5 Stelle, la trovo sorprendente innanzitutto per gli elettorati reciproci, però insomma, come dire, e la considero una cosa altamente improbabile, visto che comunque in caso di crisi, come è noto, poi è al Parlamento che spetta valutare, ovviamente al Presidente della Repubblica spetta valutare se il Parlamento può esprimere una maggioranza e al Parlamento spetta esprimere o meno questa maggioranza. Sono comunque, e vado rapidamente a chiudere rispondendo a Giovanna Vitale, convinto che questa vicenda vada velocemente affrontata, nel senso che non si può tirare troppo in lungo una discussione che è chiara. Se il Presidente del Consiglio su questi punti è disponibile
a farsi carico delle considerazioni di merito che noi abbiamo detto, noi siamo prontissimi ad andare al tavolo, come ci andranno mercoledì Teresa, Elena, Maria Elena e Davide, e a discutere punto punto nel merito gli argomenti che saranno impreziositi dagli altri parlamentari di Italia Viva che interverranno. Tendenzialmente, quando dico che si tratta di una questione da risolvere in qualche settimana, dico una cosa di buon senso, nel senso che non si può tirare troppo per le lunghe. Se c'è l'accordo, bene, si va avanti, e noi speriamo che questo accordo ci sia. Se non c'è l'accordo, è evidente che faranno senza di noi, e quindi sì che i ministri, le ministre più correttamente, ritireranno il loro incarico, si dimetteranno. Quindi il meccanismo è molto semplice: se noi non siamo alla ricerca di poltrone, non siamo alla caccia di posti, siamo alla caccia di idee e stiamo discutendo nei contenuti. Abbiamo due ministre e, lasciatemi dire, un sottosegretario, perché c'è anche Ivan che svolge un preziosissimo lavoro agli esteri. Le due ministre e sottosegretario stanno dentro questo governo per dare una mano. Se le nostre idee non sono prese in considerazione, non sono considerate utili, non andiamo bene, magari c'è, come dice il Fatto Quotidiano e come dicono altri, la possibilità di una maggioranza senza di noi, e nel quel caso auguri a tutti e in bocca al lupo. Io penso che le idee valgano un pochino più delle poltrone, e noi oggi abbiamo fatto uno sforzo per raccontarvi delle idee puntuali, specifiche, concrete. Queste idee sono trasparenti alla luce del sole. Abbiamo chiesto al Presidente del Consiglio di discutere in Parlamento il 22 luglio. Abbiamo dato prova di lealtà. Oggi inizia in quest'Aula la discussione sulla legge di bilancio. Oggi è il 28 dicembre. È tecnicamente uno scandalo che la legge di bilancio dia al Senato 48 ore. Tecnicamente è uno scandalo. E tuttavia noi saremo in aula, siamo in aula anche adesso, a parte io che sono qui in conferenza stampa ma non si sta votando, per votare insieme al governo, per votare insieme alla maggioranza e per portare a casa la legge di bilancio. Noi siamo persone molto serie. È irresponsabile chi prende 200 miliardi dei cittadini italiani e li butta nel calderone del debito pubblico senza una visione. Noi vogliamo che il governo non sia irresponsabile. Se il Presidente del Consiglio, a cui adesso, nel cui campo adesso è la palla, deciderà di entrare nel merito e di parlare con noi di contenuti, ci troverà felici e contenti di confrontarsi con lui. Se il Presidente del Consiglio non vorrà parlare di contenuti o riterrà superfluo l'aiuto di Italia Viva, ne prenderemo atto. Quello che è certo è che noi questo piano l'abbiamo letto. L'abbiamo letto. L'abbiamo letto, l'abbiamo studiato, l'abbiamo riletto. Mi auguro che anche alcuni di quelli che ne hanno scritto pezzi abbiano avuto modo di leggere gli altri pezzi, perché quando lo faranno si renderanno conto che c'è un ampio margine di miglioramento. Grazie a tutti. Arrivo subito, scusate, c'è un messaggino familiare.